Per questa puntata procediamo con lo sliding doors, ossia un elemento imprevedibile che può cambiare la vita in modo altrettanto imprevedibile. E per il nostro in giro siamo in cucina e queste sono le due strade. Ho deciso di fare una bella cenetta, naturalmente cucino io, allora invitiamo qualche amico. Allora, vediamo, facciamo un gruppo unico così mando un messaggio generale. Direi Francesca, Silvia, Alessia, Stefania, poi Enrico, Luca, Marcello, poi vediamo un po'. Anna, Maria, ecco qua, sì, direi una decina possono bastare. Sì, allora, inviato, venite da me alle 20, ci siamo, fatto. 10 amici, dai, ce la posso fare. Non è che io abbia organizzato chissà che, ma voglio preparare un piatto di pasta fresca, semplice, del resto è ancora estate, quindi l'improvvisazione vince sempre. Cosa vuoi che ci voglia? Allora, prima cosa da fare, andiamo a vedere che cosa ho nella dispensa, vediamo, dovrei avere tutto. Allora, vediamo un po'. Questo. Sì, anche questo va bene. Sinceramente pensavo di avere un po' di più, ho tipo 50 grammi di pasta, 3 cetrioli e quante? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olive. Ah, però allora ho fatto tutto, una scamorza. E che ci faccio con una scamorza? Non ho proprio niente in casa, che ore sono? No, il supermercato è chiuso. E niente, devo rimandare la cena, devo chiamare gli amici. Oh no. Franci, ciao, guarda, chiamo te, avvisa tu gli altri, non possiamo fare la cena. No, non possiamo, ti spiegherò dopo, ma è successo un casino, dobbiamo rimandare. Dai, facciamo un'altra volta, perdonami, avvisi tu tutti, grazie. Ciao, 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 ciao. Voglio fare una bella cenetta e ovviamente cucino io, devo invitare qualche amico. Quindi ti mando un messaggio generale. Direi Francesca, Silvia, Alessia, Stefania, poi Enrico, Luca, Marcello, poi vediamo un po'. Anna, Maria, ecco qua, sì, direi che possono bastare, sì. Allora, inviato, vedi, la mia alle 20, ci siamo fatto, 10 amici, dai, ce la posso fare. Ovviamente, step numero uno, un'ottima pianificazione, quindi ieri sono andata a fare la spesa, organizziamoci con gli ingredienti. Allora, prendiamo questo, sì, dov'è? Ah, sì, ecco questo qua, perfetto, questo, e ci siamo. Guardate che meraviglia, voglio cucinare una bella pasta fresca, veloce, visto che siamo ancora in estate. Pomodorini, ovviamente pasta, una buonissima scamorza, poi del peperoncino che non guasta mai, un po' di verdurine e che non ci vuoi mettere il vino? Bene, ora posso cucinare. Che profumino, basta avere le idee chiare ed è fatta. Sì? Certo, salite, vi aspetto, è tutto pronto, dai. Detto internos, a cosa vi ha fatto pensare questo doppio binario? Ve lo dico io, agli investimenti e all'approccio che dobbiamo avere con essi. Possiamo decidere se improvvisare o se pianificare. Allora, guardate, è molto semplice, come abbiamo cercato di dimostrare con un esempio banale come quello di una cena, anche per gli investimenti funziona allo stesso modo. Bisogna sempre porsi degli obiettivi che siano concreti, datati e raggiungibili. Ah, e poi non ci dimentichiamo mai di affidarci a un esperto che possa darci suggerimenti utili e mirati. Il fai da te può rivelarsi molto rischioso. Anche perché, e a voi posso dire la verità, per la mia cena non ho fatto tutto da sola.